Allora, vicepresidente, vorrei riprendere un po' la questione perché si chiacchierava anche prima fuori onda, eccetera, che l'Italia è un paese dove c'è molta intraprendenza, poco senso delle regole e così via. Però se ci fossero dei controlli sul nuovo edificato, sul ristrutturato e quindi anche delle riqualificazioni professionali, perché ci sono due settori, da un lato semplificazione burocratica, che secondo me è un aspetto fondamentale, perché in realtà il piano casa ha fatto qualcosa, però c'è tantissimo da fare. Semplificando dal punto di vista burocratico certe figure incardinate nel sistema della burocrazia sappiamo che verrebbero meno. D'altra parte si crea burocrazia per dar posto di lavoro, altrimenti più o meno questa è la cosa. Però in Italia, ad esempio, tuttora quel che si sta riqualificando in molti casi, purtroppo anche col piano casa, e basta avere gli occhi per guardare, viene fatto. Non sempre con tutti i crismi, perché non tutti hanno le competenze acquisite, perché l'italiano fa anche il furbo, perché il costruttore stesso non ha, vuole risparmiare, eccetera. E allora, collocare alcune figure che sono incardinate in certi sistemi, portarle fuori dal loro ufficio e renderle idonee dei controlli e delle verifiche, a delle certificazioni. E allora non la certificazione che si compra su Groupon, tanto per fare un nome, ma tutti lo sanno, che mi dà un attestato del nulla, ma do anche una certezza a chi riqualifica il proprio immobile, a chi poi acquista, a chi sarebbe ipotizzabile. Se lo butto là, però è una cosa che. Allora, devo essere in dissenso. Sì, no, ma mi fa Non piacere. vorrei che portassimo un burocrate dal suo ufficio a fare il controllore, perché se culturalmente è un burocrate, burocrate resta di principio. Ma anche per semplificare Quindi la sta. prima cosa è rendere semplice la vita dei cittadini e dei professionisti. Poi, se avanza qualche dipendente pubblico, con tranquillità lo accompagniamo alla pensione senza Ora che ricollocarlo, ci arriva. perché noi dobbiamo nel tempo ridurre i costi dello Stato e non aumentarli. No, ma nel Comincio frattempo da fare qualcosa. due. Credo, ma su questo, se pensiamo alla formazione, se pensiamo, ormai la cultura anche nostrana è diventata molto più attenta. Quando parliamo di fabbricati degli anni 60-70, allora si chiedeva quel fabbricato perché andava bene quel tipo di fabbricato in quel contesto socio-economico. Passare dalla vecchia casa condivisa in cinque famiglie nel cortile, magari con il terreno imbattuto di terra, e passare alla casa che era fatta col tetto così, con quattro camere, pure in bimattoni, era un salto di qualità sociale straordinario per quegli anni. Adesso chi si costruisce una casa o chi se la amplia ha di per sé competenze che noi non sappiamo. Si informa, controlla, ti fa lui, come si dice, il controllo se tu sei uno che ricostruisci la casa a norma, in classe, cioè. Non c'è bisogno di un super controllo, c'è bisogno di sapere dove vogliamo andare, cosa vogliamo per arrivare a un certo risultato, qual è l'obiettivo vero, che c'è. E allora il tecnico, la pratica stessa, l'impresa stessa sarà messa in condizioni di avere un autocontrollo che è sufficiente. Cioè io non vorrei che per avere la mia casa in classe A, oltre che al mio geometra o ingegnere che devo pagare, oltre all'impresa che mi No, dice pagare no, no, non ho per mai. Eh no, carità, ma quando mandi vabbè. il controllore costa sempre. Per controllare che io mi faccio una cosa come la voglio io, ho l'impressione che già abbiamo una cultura, dobbiamo creare la cultura dell'obiettivo. Ovvio che se aggiungo alla cultura dell'obiettivo anche un vantaggio fiscale, beh, è indubbio che quel certificato, che delle volte può essere debole, posso rafforzarlo, ma è interesse del cittadino avere la No, casa no, ma in classe assolutamente A sì. e avere il contributo fiscale. Non è che uno dice per avere il contributo fiscale mi accontento di fare in classe C e poi ormai, ma chi ha esperienza lo sa, nel cantiere, nel confronto, nell'avere tante opportunità, ormai il cittadino, in questo caso che è quello che ha bisogno, arriva molto molto informato, molto molto più informato di qualche anno fa, per mille e uno motivi, uno dei quali è. Cioè la crisi economica, piaccia o non piaccia, ha sviluppato in tutti noi la voglia di essere molto più attenti e il cittadino è uno di noi. Ma io volevo sapere cosa ne pensavate dello split payment. No, Presidente, cos'è un'opportunità? Mi sembra di no. In Italia si riesce a rendere critiche anche quelle che potrebbero essere le opportunità. E Torniamo sempre. dobbiamo prenderne le misure, ma
così come appare, come all'inizio, sembra un ulteriore aggravio burocratico ed è l'ultima cosa di cui abbiamo Non ho bisogno. bisogno, sì. Sì, vogliamo specificarlo per chi ci ascolta, perché ci vede. Cioè, in pratica mi sembra che nella legge di stabilità ci sia la necessità di recuperare comunque evasione IVA per 15 miliardi. All'interno di questo ragionamento le imprese che lavorano per la pubblica amministrazione in pratica non ricevono l'IVA quando operano, poi la recuperano in altre maniere. E quindi questo porta a una mancanza di liquidità alle imprese. Sì, Può essere un esattamente. problema questo. Non solo per l'amministrazione pubblica, ma anche nei rapporti tra imprese e Tra imprese imprese scatta questo e imprese. Perché meccanismo. l'impresa che lavora al pubblico paga quando acquista, versa l'IVA e poi non la riprende Ecco, o la no, ci recupera vuole viene tempo. privata Al di momento questa. della Poi ci liquidità. sono aliquote differenti, per cui in Peraltro. acquisto ho delle aliquote molto basse, in vendita delle aliquote più alte, quindi io vado a finanziare in qualche modo lo Stato per un po' di tempo finché. Vabbè, comunque, al di là di questo, che è una norma e in qualche modo dopo alle norme ci si adegua, però c'era una cosa sulla quale, se posso, volevo Sì. intervenire rispetto a quello che ha detto l'assessore, perché era. Secondo me interessante. Noi siamo un paese nel quale continuiamo a mettere controllori e meccanismi di controllo, in qualche modo negando che il sistema imprenditoriale e professionale sia in grado di fare le cose come devono essere fatte. E nell'edilizia questa cosa supera di gran lunga qualsiasi altro settore. Ora, se andiamo a vedere cosa succede negli altri paesi europei, visto che siamo in Europa, tipo in Germania o sono nei paesi più avanzati, in realtà non ci sono questi meccanismi di controllo perché è l'architetto, l'impresa ed è colui che fa il direttore dei lavori che è sostanzialmente il certificatore. Certo, E ma c'è un anche. senso anche del dovere molto più Sì, radicato, lo si però diceva a prima. me viene un dubbio in questi giorni, leggendo quello che sta succedendo a Milano per Expo, no? Cioè, c'è un evento straordinario e viene fatta una norma straordinaria per la prima volta. Siccome non c'è tempo di fare i collaudi per poter inaugurare i padiglioni di Expo, si dice, vabbè, ma i collaudi verranno certificati, cioè sono i progettisti, i direttori del lavoro, dicendo abbiamo fatto le cose a norma di legge, No, per per cui è tutto a posto. certificazione. Ecco, allora io qui trovo una, cioè dal mio punto di vista vi do una piccola zeppa, tutto sommato, perché se questo meccanismo fosse invece che reso straordinario, noi siamo un paese della straordinarietà, ci piace tanto, no? Ma reso ordinario, proviamo a far finta che fosse reso ordinario, cioè ognuno si assume le proprie responsabilità vere. Allora, in questo senso, cosa che peraltro il piano casa in qualche modo fa, cioè dà Certo, sì. al progettista, no, il compito di dire, e quindi sgrava in qualche modo anche la parte burocratica, no, così. E certo, questo è un salto di qualità che deve fare il settore, ma questo se lo vediamo col vecchio sistema del mordi e fuggi. Realizzo cantiere, vendo, do le chiavi alla signora Maria o al signor Mario o al sindaco Gino e E me scappo, ne lavo le mani. giusto per semplificare, non funziona. Ma visto che oggi l'edilizia funziona non tanto nella costruzione, ma nella gestione di edifici nel tempo, io ti realizzo un edificio che dal punto di vista energetico ha determinate caratteristiche, ti garantisco che in 10, 20, 30 anni consumerà quella cosa lì. Io ti garantisco il consumo del tempo, non ti garantisco i muri fatti bene, ma ti garantisco in realtà che la macchina funzionerà. È come se un meccanico ci dicesse: guarda, come la Mercedes o qualsiasi altra macchina, no? Di grande qualità riconosciuta a livello mondiale, che ti dice: guarda, ti vendo la macchina e dentro la cosa. Già tutta la manutenzione è già prevista, io so che posso garantirti questa macchina a tot chilometri, che è la politica che aveva fatto anche Toyota al tempo quando vendeva le macchine in Italia, in Europa, e hanno invaso il mondo con i loro prodotti, dove garantivano le automobili che avevano garanzia di 100.000 chilometri. La nostra industria invece di adeguarsi immediatamente al nuovo sistema di qualità ha messo delle barriere, no, tarifarie e cose del genere, cioè dei meccanismi diciamo vecchi. Allora, io vedo invece una grande possibilità di innovazione in questo senso. Certo, è tutto il settore deve fare una crescita. Ricordate
quella norma che non siamo riusciti a fare politicamente quando abbiamo governato, parlo per me allora, che era quella praticamente del cittadino che si assumeva la responsabilità, si faceva il fabbricato e poi i controlli erano dopo, i famosi quando c'era Berlusconi, per capirci, sì, i nostri fallimenti, no, cioè le cose che abbiamo detto e non siamo riusciti a fare. Ma quanto semplice sarebbe, rispetto ai regolamenti che abbiamo, che uno potesse fare con un tecnico che firma, con un'assicurazione che copre, perché senza giro virtuoso non vai mica da nessuna parte, perché poi è come fabbricato, quello che dici tu, funziona, ha una condizione, che uno garantisca con un'assicurazione che se c'è un problema non rincorre l'impresa fallita. Infatti. O il tecnico scappato all'estero nel frattempo, so che sono coperto per 8 anni, ho pagato quello che c'era da pagare, lo Stato fa il secondo garante se la situazione fallisce, perché dobbiamo essere sicuri, ma quanto semplice sarebbe? Sì. Io vado, devo ampliare casa mia, devo fare un condominio, vado dal mio professionista che firma, si assume le responsabilità, faccio il mio fabbricato, il comune quando vuole controlla, quando vuole lui, subito, dopo, durante, quando vuole. Se tutto è a posto, quando controlla, appunto, se ci sono problemi, l'assicurazione, e quindi che poi si rifà su di me. Ma appunto, ma perché? Perché l'Italia è il paese. Ma questo vale in tutti i settori. Potrebbe valere in tutti i settori questo. Sì, ma l'Italia, nell'attività industriale, commerciale, l'Italia è il paese della burocrazia. Ma cosa ha bloccato questo? Per ma è la complicanza, la burocrazia, e poi ti viene la corte dei conti che ti fa l'esposto, il giudice che dice così non va bene. C'è sempre qualcuno. E quindi non ci troviamo finora, poi Elena, non ci siamo riusciti. Poi abbiamo anche le persone che lavorano che devono fare qualcosa. No? Scusi, se mi permetto, ma se sul piano cara, che stiamo qua tutti a noi, ma non perché siamo di parte, a dire che ha funzionato. Abbiamo combattuto 3-4 anni con mezzo Veneto perché sembrava che in qualche modo si rovinasse il Veneto. Cioè, traendolo perenne, che era la richiesta. No, perché quando una roba funziona, falla funzionare, no? Ma perché devi metterci la data di scadenza? Siamo riusciti litigando tra il perenne e non perenne, a mettere 3 anni e mezzo, 4, mettere 10, poi mi sono fatto un regalo, scade fra 2 anni, 10 maggio, il giorno del mio compleanno, perché ho detto almeno scadrà un giorno, ma ti sembra che siamo di natura complicati, dobbiamo abituarci tutti noi a levare le complicanze. Onorevole, però guardi, io penso, non so se lei è d'accordo con me, io credo che non riusciamo a risolvere, a essere semplici, perché le cose che funzionano sono quelle semplici, no? Stiamo dicendo. Perché in fondo abbiamo delle persone che devono pur fare qualcosa. La difficoltà che c'è, a mio avviso, per esempio nella spesa pubblica, non riusciamo a ridurre i costi, è perché noi non sappiamo cosa far fare a quelle persone di quegli enti inutili. Perché devono mangiare anche loro. Perché fatto anche adesso nel DEF non sono stati fatti i tagli. Io però sono controcorrente, sono un ottimista. Perché c'è un problema di tempo. Da anni la pubblica amministrazione non assume. Non parlo di sanità che assume per forza, non parlo di scuola che ha bisogno, parlo di quella che è la macchina che può dimagrire. Siccome non assume, per un fatto fisico, siccome andiamo in pensione, la massa diminuirà. È un tempo medio lungo, sì. D'altra parte non possiamo fare macelleria sociale. Ma non abbiamo più tempo noi, sì, però. Ma c'è un problema, messa così, c'è un problema di efficienza dei servizi. Posso dirti, siamo sopra media rispetto all'Europa. Sì, no, nel senso con 4 milioni, io che insomma lavoro con la pubblica amministrazione, sì, e ho buoni rapporti con tutti perché sono uno tendenzialmente che li tiene, però 4 milioni di dipendenti pubblici più o meno, rispetto all'Europa è 2,5-3. Non mi pare che in Germania, li citiamo sempre come esempi, poi magari avranno dei problemi. Al netto della sanità e del sociale e della scuola, sul resto va fatta una cura dimagrante. Come? Siccome non possiamo mandare a casa nessuno la mattina e la sera, che se ne dica, perché tutti quanti vogliono mandare a casa l'altro, no? Allora, dobbiamo farlo con i tempi normali, del quel turnover che c'è, invece di assumere. Io parlo come regione, facevo solo il personale. Non abbiamo assunto nessun dirigente in 5 anni. Da 280 siamo 209. Ce la facciamo ancora? Ci sarà qualche problemino? Si fa così. Abbiamo 300 persone da assumere. Non assumiamo in attesa che le province ci dicano se hanno esuberi o no. Perché non possiamo neanche pensare che noi assumiamo e loro li mandano a casa. Ci vuole un principio. Ma come facciamo noi? Fanno altri, Non siamo più bravi degli altri, siamo quello che siamo. O fai così e diminuisci i costi. E se diminuisci i costi, forse trovi 3 risorse per fare 3 cose, o altrimenti non se ne esce. Sommando a questo argomento, ho l'impressione forse che quando avremo meno personale, meno struttura,
avrà un bisogno di meno burocrazia. Quindi voi vedete che le due cose vanno assieme. Cioè che la burocrazia andrà lentamente eliminata, eliminando le persone che hanno bisogno di burocrazia per star là. Ecco, però so che un po'... ma questo è vero. Ci assomiglia però. L'Europa ci chiede delle riforme, riforme vuol dire tagli, perché tanto tradotto è quello sostanzialmente, uno va a pensare a chissà che cose, ma se mi stai... Noi abbiamo i tempi di aspettare il pensionamento di Tizio, cioè l'Italia riesce a obiettare questo alla Germania, perché l'Europa è facile essere quelli più bravi degli altri. Dico solo che in questi anni l'Italia ha tenuto perché ogni anno ha fatto qualcosa. Non è facilissimo. Siamo entrati in una crisi che ci mette in difficoltà perché oltre che pagare gli interessi sul debito abbiamo anche meno utili, quindi meno tasse, quindi a far bella figura, dopodiché ci sono i soloni che hanno le soluzioni, ma le soluzioni facili ci portano in Grecia. E noi infatti per evitare. Ecco, siccome non vogliamo andare in Grecia, è un lavoro di cesello ogni giorno si deve fare qualcosa, parlo per me, sono arrivato in regione, cito sempre noi, ma insieme eravamo, no? Eravamo 13 auto blu. Poi qualcuno scriveva numeri diversi, 13. Oggi abbiamo 7 Delta, quelle 1.600. Ecco, quindi quando tu passi da 13 a 7 è dimezzato due volte, dimezzato in quantità e dimezzato anche in cilindrata, no? È un piccolo segnale? È piccolo. Io potrei continuare, se tutti fanno la loro parte, è ovvio uno potrebbe dirmi sì, ma noi al nord facciamo i compiti in casa e da qualche altra parte no. Spero che il DEF, quel famoso documento che la gente non capisce niente. Cioè, no, ma infatti esatto, questa è un'altra. DEF, tutti i termini che usiamo solo noi, no? Poi i termini di prima in inglese, peggio ancora, la gente non capisce niente. C'è un tema che spero, che rispetto a quello che capisco è che si applichino i costi standard per tutto il pubblico in tutta Italia. Ci mettiamo 3 anni o 2, non sono di quelli, certo sappiamo che le rivoluzioni non si fanno mica, cioè... c'è una cosa che ci aspetti. Se facciamo così, e in un tempo ragionevole, non ci metto date, ci abituiamo che non solo la siringa, non solo la medicina, non solo... i comportamenti sono virtuosi, forse ne usciamo. Do solo un dato che non c'entra niente con la nostra serata, ma lo butto là. Sapete quanti soldi buttiamo via ogni anno tra medicine che vanno nell'immondizia perché scadono? Ognuno a casa nostra, e prestazioni si dice improprie, cioè che noi andiamo a fare che non servono a niente. Quando sono improprie non servono a niente, non sono quelle che uno fa che potrebbe non fare, sono quelle che non servono a niente. 17 miliardi all'anno in Italia, 3 miliardi e mezzo di medicine vanno per scadenza dai nostri cassetti alle immondizie, qua c'è nord e sud, e 13 miliardi e mezzo sono i soldi di prestazioni che facciamo che non servono, che qualcuno ci ordina. Allora, se tutti noi avessimo... so che sono numeri che sembrano impossibili, e quindi so che chi ci ascolta dirà ma forse non è vero, basta aprire un cassetto di casa nostra, troveremo qualche medicina che sta scadendo, che butteremo via e che magari mi ha fatto solo il ticket e non la medicina piena. Quindi comportamenti virtuosi, un tempo ragionevole e costi standard. Tu ne esci solo così. Con i costi standard, un po' alla volta. La Sicilia vuole spendere male? Avrà i soldi uguali al Veneto perché il costo standard dice che tot abitanti, tot prestazioni, tot soldi. Ci mettiamo per arrivarci 5 anni? Vuole dire che il Trentino invece che mettere i fiori sui poggioli, se li mette, se li paga. Perché sì, anche il Trentino... È già da 5-6 anni che si parla con... No, questa volta standard. Però i costi standard sono già entrati in sanità. Il ministro Lorenzin li sta già applicando. E sì, spero che con il DEP di quest'anno siano applicati a tutte le pubbliche amministrazioni. Per esempio, noi abbiamo sulla sanità del Veneto, ci spostiamo, però voglio dire, se pensiamo che per l'efficienza di un ospedale ci devono essere 200-300.000 cittadini, noi i numeri degli ospedali in Veneto sono molto più alti. Il che dimostra che pur c'è ancora tanto lavoro. Il che dimostra che pur avendo una ottima sanità che possiamo vantare rispetto al resto d'Italia e all'Europa, anche noi dobbiamo continuare a fare i compiti in casa. Io ho detto tutta la serata, ho sempre detto, prima uno deve pensare a se stesso. Il problema non è se io ho poche auto blu rispetto alla Lombardia o rispetto alla Sicilia. Io devo pensare di annullare le mie. Se faccio i compiti in casa posso battere i pugni a casa degli altri. Sulla sanità, siamo una ottima sanità, ma non però è capito. Però può essere migliorata. Per forza, ma se non c'è... Scusa,
su 4 milioni di dipendenti pubblici, su 800 miliardi di spesa pubblica all'anno, cioè, tutti devono fare la loro parte. Tu non riesci a battere gli 80 miliardi della spesa pubblica, che è il dato che dobbiamo darci, almeno un 10% nazionale, se tutti non fanno un pezzo di parte loro. Qualcuno di più, qualcuno meno, qualcuno secondo, ma basta che tutti facciano. Se io mi fermo tra gli altri, nel frattempo fallisce l'Italia. Io devo fare i compiti miei. A che condizione? Garantendo servizi di qualità, cioè se il tema è che devo migliorare la mia sanità riducendo i costi, il tutto tenendo un ottimo servizio. Sì, io volevo fare un intervento, volevo dire una cosa, ecco, no? Sì, subito do la parola, però abbiamo la pubblicità da un po' di tempo e dopo abbiamo pochi tempi di chiusura. Pubblicità, pochi secondi.